Ed eccoci qua ragazzi per questo nuovo video, oggi uno degli ultimi due video della vacanza, diciamo, di quest'estate. Oggi vi porterò a vedere un bel passo in Slovenia, tra Slovenia e Austria. State a vedere perché davvero delle belle strade. Vi ricordo che in descrizione video vi lascerò il link del mio sito dove appunto troverete tutte le tracce GPX del viaggio, appunto, compresa questa. E niente, fra un po' arriveranno altre tipologie di video e niente, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Buona visione! Ora ragazzi, torno indietro un pezzettino, ancora diciamo verso Lubiana, per poi prendere la strada verso Sadnikar, che in pratica è un paese al confine con l'Austria, dove appunto dovrebbe esserci una strada abbastanza carina, almeno spero. Visto che un passo qua in zona l'avevo già fatto, il Vrzic l'avevo già fatto. L'altro mi sembrava un po' troppo, non molto divertente, e eccoci. Sì, inizia a salire verso Sadnikar, verso l'Austria. Guardate qua, già si parte bene, ma che bello. Eccoci ragazzi, ce l'abbiamo fatta. C'era la strada bloccata per dei lavori che devo passare di qua, in pratica. Adesso vediamo se la vedo. Ve la faccio vedere. Con questa strada qua io dovevo sbucare da lì, in pratica. E non c'erano deviazioni né niente. C'era scritto il nome del passo aperto. E via che si va ragazzi. 26 km. Thank you.
i pini alpini. Vagli alpini che pini. Bello, bello. Se non mi fa passare. Qua c'è la Dugan. Austria. Ok, bene, molto bene. Repubblica Austria, vigneto. Ce l'avevamo qua il vigneto. Bella strada questa. Come al solito, ragazzi, appena rientro dalle ferie penso che preparerò il sito, cioè riprenderò un attimo a mano il sito per mettervi anche le tracce. Che posto! C'è da uscirne ubriaco qua. È proprio un bel passo questo. Non c'è in giro nessuno, ragazzi. Top, ocio. Top, top, top. Poca gente. Ecco, voglio dare qualche natura. Asfalto perfetto, ragazzi, asfalto perfetto. Che altro dire, top. Strada bellissima, ragazzi, bellissima.
Adesso ho il dubbio che c'è da pagare qualcosa, però intanto che non c'è nessuno che mi ferma. Solito sulle strade a pagamento ci sono i baracchini, ma non c'è niente. Beh, se fosse a pagamento comunque sarebbe anche da pagare volentieri, perché è bellissima, è una strada bellissima. Che spettacolo di qua, bello, più bello. E finisce qua questo video, spero che vi sia interessato. Vi ricordo ancora, ragazzi, in descrizione vi lascio il link al sito, al mio sito, il motociclistasolitario.com, dove troverete, ragazzi, tutte le tracce GPX di questo viaggio. D'ora in poi farò così e niente, restate connessi per dei prossimi video. Uscirà ancora un video di questo viaggio, diciamo l'ultimo video, che è il ritorno a casa, diciamo, e poi inizierò un po' nuove cose. Arriveranno, penso, anche dei nuovi progetti, ma state connessi. Grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao.